Benvenuti nella sede di Viale Minieri del Talesia, o meglio nota come Polo Tecnologico. Perché Polo Tecnologico? Beh, perché proprio qui sono collocati attrezzatissimi laboratori, come quello di informatica, di scienze e fisica, inoltre anche quello di meccanica, robotica, di elettrotecnica. Insomma, le sedi che si trovano proprio qui in questo plesso rendono necessarie l'importanza e la frequenza dei laboratori e gli indirizzi che ci sono proprio l'istituto professionale e il liceo scientifico opzione scienze applicate. Ma cosa significa scienze applicate? Beh, applicare le scienze vuol dire fare ricerca scientifica. All'interno di questo liceo, essendo un liceo scientifico, esso ci permette e favorisce la competenza e l'acquisizione di nuove conoscenze e in particolar modo dei metodi propri della matematica, della fisica, delle scienze naturali e anche dell'informatica. Quale tipo di percorso didattico è offerto da questo liceo? Questo liceo offre un percorso di tipo STEM che prepara in particolar modo ad un percorso universitario di tipo scientifico, quindi come fisica, biologia, medicina, ingegneria, architettura e tanto altro. Ma durante il percorso non bisogna comunque sottovalutare le materie umanistiche che ci permettono di comprendere e di capire come lo sviluppo tecnologico e scientifico debba essere supportato da un'adeguata conoscenza di sé e della società. Proviamo a verificare? Allora entriamo in una classe. Vai, prego. Venato, infinituro, immobile, immutabile, eterno, unico, omogeneo, infinito. Bravissima. Allora, tramite Zenone noi spiegheremo i paradossi e Zenone andrà a sostegno delle tesi del maestro Parmenide e lo faremo attraverso il paradosso di Achille e la tartaruga. Cioè, secondo Zenone, Achille non riuscirà mai a raggiungere la tartaruga e dal punto di vista logico ha ragione. In realtà sì, e vediamo dal punto di vista matematico, questo lo vediamo dal punto di vista matematico. Perché? Ok, sì, dal punto di vista matematico Achille raggiunge la tartaruga e in questo caso c'entrano in aiuto le cosiddette serie geometriche. Sotto determinate condizioni possiamo dire che dopo circa 11 metri Achille raggiunge a tutti gli effetti la tartaruga, riconoscendo appunto le caratteristiche di una serie geometrica. Cari studenti, capite bene come la filosofia insieme alla matematica aiutano a comprendere meglio la realtà. Questa è una dimostrazione dell'innovazione didattica del Talesia. I docenti di matematica e filosofia hanno progettato una lezione per rendere ancora più efficace la didattica. Visto che ci troviamo in un liceo, la filosofia la si studia dal terzo anno in poi, mentre la matematica è alla base di ogni buon liceo scientifico. Dai, allora andiamo a seguire una lezione di informatica. Ma certamente, ma ricorda che l'informatica la si studia dal primo anno fino al quinto e non la si fa in aula, bensì in laboratorio. Andiamo! Quali competenze in informatica si acquisiscono? Il mondo dell'informatica è molto vasto ed è per questo che deve essere studiato in rami specifici. Qui, già dal primo anno, si parte con la programmazione in laboratorio del linguaggio C++, per poi passare al linguaggio Visual e infine approdare nel mondo dei database e dei siti web. Qui, come possiamo vedere, stiamo appunto programmando un sito web. Il Talesia vi dà la possibilità di mettervi alla prova? Certamente. E da pochi giorni, qui ho affrontato la finale nazionale delle Olimpiadi di informatica e ho ottenuto un ottimo piazzamento. Secondo me è indispensabile sia per la nostra crescita e sia per avvicinarci al mondo dell'università, al mondo del lavoro, partecipare a gare e olimpiadi disciplinari. Inoltre Talesia non offre solamente la possibilità di partecipare alle olimpiadi di problem solving e di informatica, ma anche quelle di altre materie, ovvero italiano, matematica, fisica e scienza. Questo è il laboratorio di scienze. Come potete notare c'è una classe che sta svolgendo attività. Ma ragazzi, ma di cosa vi state occupando? Stiamo sperimentando la classe capovolta e contemporaneamente l'apprendimento tra pari. Siamo studenti del quinto anno del liceo delle scienze applicate e oggi spieghiamo noi. Insieme alla nostra insegnante abbiamo progettato delle schede di esercitazione di laboratorio per gli studenti del biennio. Io mostrerò loro come si utilizza il nostro microscopio che consente di proiettare quanto visionato a tutta la classe. Io invece sto allestendo un esperimento sulla distillazione. Come possiamo notare, questa è una bevuta per la distillazione e alla fine di questo esperimento, in questa provetta rimarrà solo esclusivamente acqua distillata.
La mia lezione è rivolta agli studenti delle classi prime che stanno affrontando il programma della chimica e apprenderanno da noi le tecniche di separazione. Ma in questo laboratorio vi occupate soltanto di chimica? No, per esempio qui abbiamo lo spazio dedicato alla biologia, in particolar modo all'anatomia. Poi abbiamo lo spazio dedicato alle scienze della terra. Per esempio all'interno di questo armadietto abbiamo una ricca collezione di minerali e pietre. Qui invece abbiamo la parte dedicata alla fisica, dove abbiamo prevalentemente attrezzi dedicati agli esperimenti di fisica. Poi ovviamente, come avete visto, la chimica, e qui abbiamo un'autoclave e una cappa aspirante. Ma i veri gioielli del Telesia sono i telescopi. Questi oggetti vengono prevalentemente utilizzati per le osservazioni sul campo e in attività come la scuola estiva di astronomia. E ora ragazzi vi mostrerò una cosa fantastica che c'è solo nel nostro plesso, il laboratorio di robotica e di automazione. Scusate ragazzi, di che classe siete? Cosa state facendo? Allora, noi siamo i ragazzi della quinta P1 dell'indirizzo professionale e oggi abbiamo installato questa centralina che comanda un circuito elettropneumatico. Il Telesia crede fortemente nello spirito di una didattica laboratoriale e interdisciplinare, in cui i saperi cooperano ispirando creatività e costruendo competenze sempre al passo con i tempi che cambiano.